Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video un po' diverso dal solito. Voglio rispondere a una domanda che mi viene posta molto spesso, soprattutto dalle mie clienti. Dico dalle mie clienti al femminile perché la maggior parte delle persone che seguo naturalmente sono donne. E qual è la domanda? Quanto tempo ci vuole per dimagrire? La domanda che viene posta sempre ragazzi, sempre al primo check conoscitivo, soprattutto viene posta da persone che naturalmente vogliono intraprendere il discorso del dimagrimento, non da tutti, però la maggior parte delle persone mi pongono proprio sempre questa domanda qua: quanto tempo ci vuole per dimagrire? Ok, voglio iniziare il video così oggi rispondendo a questo quesito. Sembra quasi superfluo, ma invece non lo è. Tutte noi sappiamo che in un mese di dieta e allenamento, un allenamento naturalmente adeguato alle sue caratteristiche fisiche, quindi in questo caso parlo della cliente, e un'alimentazione mirata al dimagrimento, vediamo tutti che al primo mese di dieta e allenamento, se le cose sono fatte naturalmente per bene, quindi in modo corretto, conciso, tutto quanto, minuzioso, si può vedere una perdita di peso, notevole o non, comunque una perdita di peso. Ma siamo sicuri che sia tutto grasso quello che si fa perdere? Assolutamente no. Infatti quando mi vengono a dire ho perso 3 kg, assurdo, sono dimagrita, e tante volte addirittura smettono di fare questo percorso perché dicono tanto sono dimagrita, a posto, non funziona così. Il primo mese o comunque i primi mesi, perché il dimagrimento è un processo molto lungo, perché deve essere fatto in un tempo anche lungo, è impossibile volere tutto e subito. Il dimagrimento è un percorso che fondamentalmente per ottenerlo ci vuole molto tempo e molta pazienza, e se non c'è né tempo né pazienza è impossibile che avvenga. Quindi vediamo un attimo la parola dimagrimento, analizziamola insieme. Cosa vuol dire dimagrimento e cosa vuol dire perdere peso? Perché per perdere peso fondamentalmente, avete visto anche voi dall'esempio che vi ho fatto, non ci vuole niente. Alla fine con un mese di dieta e allenamento c'è una perdita di peso. Ma la differenza fra dimagrimento e perdita di peso è che quando si perde il peso non tutto è dato dalla massa grassa, anzi forse quasi niente i primi mesi. I primi mesi è dato soprattutto dalla perdita di liquidi, di ritenzione idrica che noi abbiamo nel nostro corpo. Mentre il dimagrimento, in parole spicce, in parole povere, è quando invece il corpo ha una notevole perdita di massa grassa e anche liquidi, ma anche aggiungerei massa magra, perché naturalmente non esiste che chi intraprende questo percorso di dimagrimento non vada a perdere anche un pochino di massa grassa, cosa che comunque un personal trainer o un coach in questo caso non deve far succedere. Come si fa a non perdere massa magra e a perdere solo massa grassa? Il nostro lavoro è quello di ridurre le perdite di massa magra, quindi di muscolo, e invece di aumentare le perdite di massa grassa con un giusto allenamento e una giusta dieta. Però è una cosa che deve avvenire nel lungo periodo, non nel breve periodo. Quindi mi dispiace molto deludervi, ma i primi chili persi nei primi mesi non è dato solo dalla massa grassa, ma quasi totalmente dalla perdita di liquidi. Per perdere massa grassa è possibile si perda una quantità di tessuti non grassi come quelli connettivi o altri. E quali sono? Primo fra tutti che vi ho già citato sono proprio i liquidi. Naturalmente i lipidi del nostro corpo variano. E come variano? Variano in funzione della quantità di sale presente negli alimenti, da quanto ne beviamo, da quanto urina facciamo, e anche legate ai fattori ormonali, perché si sa, noi donne su questo fatto qua siamo molto complicate, perché quando siamo nel nostro periodo, purtroppo alcune, come alcune no, perché ci sono anche soggetti che non ne risentono, però io purtroppo sì, quindi faccio un mio esempio. Io quando arrivo al mio periodo del ciclo mestruale, anche prima, diciamo una settimana prima, purtroppo il mio corpo, data la produzione alta di estrogeni, aumenta la mia ritenzione idrica. E infatti è il periodo un po' più brutto per tutte le donne. Ti prendiamo anche molto peso, io tipo prendo 2 kg, mi è capitato anche 3 kg, che poi comunque sono chili irrisori. Passato il ciclo mestruale li andiamo a perdere tranquillamente. Quello che dico anche ai miei clienti, non preoccuparsi, quando arriviamo in quel periodo lì è normale, siamo donne, siamo nate così, ci hanno voluto male fin da subito. Anche le variazioni di peso, che sono riscontrabili da un giorno a un altro, variano per la presenza di liquidi o meno. Perciò magari mi peso il lunedì io peso 50, il martedì ne peso 51. È impossibile ingrassare di un giorno, quindi state tranquilli, non si ingrassa di un giorno. Magari avete bevuto di più, o magari avete urinato di meno, o magari non avete fatto la cacca il giorno prima, quindi succede.
succede, come anche l'incontrario, magari il lunedì sono 50 e il giorno dopo sono 49, magari avete bevuto di meno, eccetera, 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 stessa cosa. La perdita di peso o comunque il dimagrimento non si vede fra un giorno e un altro, ma nemmeno fra un mese e un altro, si vede nel lungo periodo, ve lo sto a puntualizzare nuovamente. Un altro esempio pratico che posso farvi, oltre a quello del fattore ormonale, è quando arriva il vostro amato giorno del cheat meal. Quindi voi andate al ristorante, vi mangiate una pizza o comunque andate a mangiarvi del sushi, il giorno dopo vi pesate e pesate 2-3 kg in più e panico totale. Perché questo? Perché quando noi andiamo a mangiare fuori, naturalmente la quantità di sale che è presente nel cibo, soprattutto nel sushi o nella pizza, ma nel sushi ancora di più, c'è una quantità di sale industriale che il nostro corpo non è abituato ad avere tutti i giorni. Alla fin fine sono chili che andiamo a perdere non il giorno dopo, ma il giorno dopo ancora, per esempio. Quindi dovete star tranquilli. Naturalmente sono chili che andiamo a perdere dopo 2 giorni se torniamo a fare la nostra alimentazione, il nostro allenamento, senza dover il giorno dopo digiunare o magari ammazzarsi di cardio, andare in palestra a fare sedute estenuanti, perché non serve a niente, anzi peggiorerete e basta la situazione. Perché? Perché poi innescate quell'ormone fastidiosissimo che si chiama cortisolo, quell'ormone dello stress, no? Che vi fa ancora aumentare di più la ritenzione che avete nel vostro corpo. Quindi ragazzi, tranquillissimi, il giorno dopo prendete, fate la vostra dieta come da programma e allenatevi nel modo giusto. Se il giorno dopo non dovete allenarvi perché è il giorno di riposo, non allenatevi. O magari se volete allenarvi perché vi sentite appesantiti, fatelo, ma in un modo adeguato, seguendo sempre la vostra scheda. Io vedo persone, sento persone veramente, che dopo magari il giorno di sgarro prendono e vanno a fare 1-2 ore di tapirulan perché vogliono compensare con lo sgarro. Ragazzi, no, vi prego, non fatelo. Vi fate solo del male, psicologicamente soprattutto, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Quando arriva il vostro amato giorno del cheat meal, godetevelo in santa pace. Il giorno dopo, se avete problemi a pesarvi, non pesatevi. Guardate, io vi sto spiegando tutte queste cose perché in primis anch'io ero dentro a questa cosa qua. Io avevo paura di pesarmi, mi pesavo tutti i giorni. Mi peso per monitorare il peso, perché ormai è un'abitudine che ho, ma prima lo facevo in modo sbagliatissimo. Io salivo sulla bilancia, magari dopo il cheat meal prendevo 2 kg e magari il giorno dopo non mangiavo, digiunavo stando male, o magari mi allenavo tantissimo, andavo fuori a correre. Non ho risolto niente, sono tranquilla con me stessa, mi godo il mio cheat meal insieme ai miei amici o al mio ragazzo. Altro fattore sono proprio la massa magra, oltre ai liquidi, che possiamo andare a perdere. Cosa che vi ho spiegato prima, un buon coach o un buon personal trainer cerca sempre di diminuire la perdita di questa, perché giustamente quando uno fa un percorso dedicato al dimagrimento non opta nel scegliere di perdere la massa magra ma la massa grassa. Altro fattore più importante che andiamo a perdere dopo i liquidi e un pochino la massa magra è naturalmente la massa grassa, quella tanto odiata che vogliamo andare a perdere in tutti i modi nel breve tempo possibile. Che vi ho detto che non è possibile, però va bene. Vogliamo perderla. Come si ottiene questa perdita di massa grassa? Tramite una dieta bilanciata e equilibrata, duratura nel tempo. Oltre a questo anche l'allenamento, naturalmente, ragazzi. Non sedute di cardio, ma allenamento con i pesi. Magari accompagnate anche da un po' di cardio a fine allenamento. Se vedete su internet o se cercate, ce ne sono 1 miliardo. Le diete fai da te o le diete del dimagrire in 3 giorni, dimagrire in 4 giorni, dimagrire in 1 settimana, non funzioneranno mai. Uno, perché sono diete talmente drastiche che oltre a essere deleterie per il vostro corpo vi faranno abbassare tantissimo il vostro metabolismo basale, quindi arrivate a un punto di stallo in cui, se fate queste diete protratte nel tempo, arrivate a un punto di stallo dove il vostro peso non scende più, perché naturalmente cosa fa il vostro corpo? Va in una sorta di protezione e quindi cerca di diminuire al meglio la perdita di peso. E cosa andate a perdere in quel mese che fate queste drastiche? Niente, solo liquidi e massa magra. E naturalmente anche un pochino di massa grassa, sì, certo, ovvio. È una dieta che non fa per voi, sono diete veramente troppo drastiche e vi faranno solo e solamente del male. Infatti, chi fa questi tipi di diete qua, e mi è capitato di sentire clienti che le hanno provate, cosa succede? Mollano tutto perché naturalmente non ce la fanno più, non si reggono nemmeno più in piedi, magari non vedono nemmeno risultati addosso, dicono ho perso solo 2 kg, ho perso solo 4 kg, non ce la faccio più, ricominciano a mangiare normalmente e cosa succede? Riprendono i chili persi, prendono altri con l'interesse, quindi perché rovinarsi così per niente poi, per
essere peggio di prima non ha veramente assolutamente senso. Quindi alla domanda in quanto tempo posso dimagrire non c'è un tempo stabilito, non c'è, ci sono persone che rispondono molto velocemente. Velocemente non intendo da un giorno a un altro, da un mese a un altro, sia chiaro. Però ci sono persone che rispondono molto velocemente, ci sono persone che invece rispondono molto più lentamente, come io ci ho messo anni, non mesi, anni per dimagrire, fra alti e bassi naturalmente, però ci ho messo un bel po' di tempo, perché io ero in una situazione, come avete visto anche negli altri video, un po' drastica, ma i tempi quando inizia a far presto ero un po' in sovrappeso. Quindi perché questo? Perché ho mangiato, scusatemi il francesismo, merda per anni, quindi è normale che ci vuole il giusto tempo per il dimagrimento, non da un giorno all'altro posso diventare una strafiga come quelle modelle che ci sono su Instagram, non ci diventerò mai, però nemmeno mi avvicino in poco tempo a quel fisico lì che vorrei ottenere. Comunque sia, il dimagrimento quindi deve essere mirato, ma in modo molto graduale. Quindi concludo questo video dicendo che la costanza, la pazienza e la motivazione devono essere i vostri amici numero uno in questo percorso. Non fatevi abbattere dalla stanchezza, non fatevi abbattere dalla perdita di speranza perché magari non vedete i risultati in poco tempo. Ci vuole del tempo, tanto tempo. Quindi non fatevi abbattere da questi. Vedrete che il percorso sarà lungo, ma quando arriverete alla fine del percorso, che sono sincera, vi sono sicura, non ci sarà mai una fine al miglioramento del nostro corpo, vogliamo sempre migliorare sempre di più, perché quando arriviamo all'obiettivo ne cerchiamo sempre un altro. Purtroppo noi soggetti che ci alleniamo siamo così, non ci accontentiamo mai, però vedrete che quando arrivate ad avere il fisico che vi piace sarà una soddisfazione immensa. Quindi ci vuole tanto tempo, ma questo tempo vi ripagherà in modo positivo, naturalmente se fate le cose fatte bene. Tutti possiamo farcela, se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti, nessuno escluso, tutti possiamo dimagrire. A me le persone che mi vengono a dire ma io non posso diventare così, non posso dimagrire tanto perché ho le ossa grosse o perché il mio metabolismo è lento, sono tutte scuse. Quindi ragazzi, non cercate scuse, mettetevi sotto, allenatevi, mangiate bene e basta. Quindi ragazzi, il video si conclude qui perché è un video che sta durando un bel po'. Io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile. Voi lasciate magari dei commenti se volete chiedermi qualcosa senza problemi. Seguitemi su Instagram e anche su TikTok, dove metto tanti video carini sull'allenamento, ma anche tecnici riguardando il dimagrimento. Poi posto anche consigli molto utili su dieta e allenamento, vi faranno comodo. Io vi saluto, vi ringrazio, lasciate un like e iscrivetevi al canale naturalmente. E noi ci vediamo al prossimo video. E naturalmente acquistate Suprosis con il codice PINK, ci sono un sacco di dolcetti buoni, proteici, con poche calorie.